Forza Italia appena presentata è una lista molto forte, per la quale sono veramente soddisfatta per come è stata composta, anche la nutrita presenza delle candidate donne fa ben sperare in un futuro politico con la maggiore presenza femminile. Quindi ok, sono molto quanto attiene la campagna elettorale, a mio giudizio presentate le liste si apre la vera campagna elettorale. Fino ad oggi ci siamo fatti delle carezzine, ci siamo così preparati a una grande battaglia. Sarà probabilmente il ballottaggio, io ovviamente auspico che non vi sia il ballottaggio, che quindi io possa avere il 50% più una preferenza al primo turno, quindi per evitare anche ulteriori spese e quant'altro che il Comune dovrà sostenere per il ballottaggio. Quindi invito gli elettori a utilizzare il sistema della doppia preferenza, quindi un uomo e una donna della stessa lista, che non si pensi di scegliere un uomo o una donna in liste diverse, perché il voto sarebbe così annullato. Quindi di porre molta attenzione per come si esprime il voto, di dare un voto utile, e il voto utile sono le coalizioni con maggiore presenza, con maggiore formazione politica, quindi con maggiore persone pronte ad amministrare immediatamente.